Bella sera ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video del mio canale ed oggi siamo qui finalmente arrivati in un nuovo video di In Cucina con Fede. Allora, oggi andremo a preparare pasta e panna. Allora, gli ingredienti che ci serviranno sono una bacinella di vetro, la pasta e la panna. Poi sale. Allora, porca troia. Per prima cosa andremo a riempire la bacinella con l'acqua. Questa qui sarà una pasta fatta a microonde. Una volta riempita con l'acqua, prendiamo il nostro bel sale e ce lo mettiamo dentro. Adesso mettiamo a posto il sale ci servirà anche un bel microonde. Allora, adesso prendiamo la nostra bella bacinella, la mescoliamo, in questo modo il sale si scioglierà, mettiamo un pochino da parte. E questa bella bacinella di acqua e sale la andremo a mettere nel microonde. Così si chiude. E come potete vedere qua ci sono diversi tasti. Noi andremo a mettere per farla scaldare. Ci vediamo quando l'acqua sarà scaldata per mettere dentro la pasta. Allora, adesso l'acqua è calda, andiamo a spegnere il nostro microonde. La cucinella scotta, vediamo se l'acqua scotta. Scotta anche l'acqua. Allora, prendiamo la nostra pasta. Eccola qui. E ce la versiamo. Allora, lo mettiamo qua, la pasta, questa qua, adesso rimettiamo nel microonde e facciamo cuocere. Adesso dobbiamo lasciarla far cuocere per un po' di tempo, poi la potremo togliere per girarla per vedere che punto è. Allora, adesso è arrivato il momento di stoppare. Apriamo. Scotta un po', prendiamo questo, mettiamo le mani fino in fondo e lo appoggiamo, giriamo e se voi vedete, no, la pasta neanche si muove. Allora, vai. Ancora per un bel po'. Non c'è motivo, non si cuoce. Sembra che non si cuoce. Boh. Siamo ancora a un punto ben lontano della pasta cotta. Allora, riprendiamo con la cottura. Allora, adesso è passato un po' di tempo. E la Madonna. È arrivato il momento di vedere. Tiriamo fuori e non tutto fuori. Vediamo se è pronta o no. La pasta sembrerebbe pronta. Scoliamo bene. Allora. La pasta è pronta. Adesso prendiamo un bellissimo scolapasta. Un guato sulla pasta. Eccolo.
Mettiamo la camera qua. Questo qua. Troppo poco. Due di questi qua. Questa è la nostra pasta. Non l'abbiamo neanche scolata tutta, eh. Però non so se si vede. Allora, per farvi vedere meglio, io questo lo metterei qua. Quindi dovreste vedere pasta e quella che dobbiamo far scolare. L'abbiamo fatta scolare tutta, la risciacquiamo poco a poco, tanto l'inquadratura la spostiamo di qua, la sciacquiamo poco a poco. Ah, Maria, che male, la mettiamo qua, non so perché. Scotta, sciacquiamo anche questa e rimettiamo. Prendiamo questa, la risciacquiamo, andiamo dentro. Prendiamo quella di prima e mettiamo dentro anche questa. Adesso prenderemo un paio di forbici, prendiamo la nostra panna, facciamo così, tagliamo via la parte sopra e qua. Poi la nostra pasta e ci versiamo dentro la panna. Adesso prendiamo pezzo di questo, strappiamo, lo rimettiamo al suo posto, così possiamo richiudere la panna. Se servirà qualche altra volta ce l'avremo a disposizione. E mettiamo dov'era. Prendiamo un bel cucchiaio, mi sposto da questa parte iniziamo a girare. Adesso, dopo averla girata, assaggiamo così prima. Ed è buona. La mettiamo nel microonde, fa scaldare e ci vediamo quando sarà pronta. Allora, adesso, dopo aver tirato fuori la pasta e aver tagliato il prosciutto, direi di aggiungere il prosciutto. Facciamo pasta, panna e prosciutto. Mescoliamo e assaggiamo. Buona. Manca proprio un tocco di classe. Bene sì. Parmigiano. E si inizia a grattugiare sopra. Non so se mi vedete. Se mi perdete. Cazzo. Così. Aspetta
pezzo di prosciutto lo mettiamo dentro. Iniziamo a spalmare, più che a spalmare, a grattugiare il parmigiano. Mescoliamo. Già meglio. Ultima spolverata. Ora mettiamo via il parmigiano. Mescoliamo e facciamo l'assaggio in diretta. Pasta, panna e prosciutto. Spolverata di parmigiano per coloro che sono laidi e corrotti. È bella che è stata fatta al microonde. Porterà via un po' di tempo, ma se uno è sfaticato è la cosa migliore. Arga buonissima, arga buongiorno. È troppo buona. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, passate dalla pagina Instagram e Facebook come sempre sotto nella descrizione. Allora, 10 like, prossima in cucina con Fede. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ci becco domani con un missimo. Ciao signori, ciao.